durante gli scavi nei luoghi sacri di un'antica città, due giovani archeologi, Derek e Margo, insieme al loro giovane amico Moki, si trovarono improvvisamente inghiottiti dalla terra. Quando la nuvola di polvere si posò, si ritrovarono in una sala gigantesca piena di grandiosi resti e oggetti di un'altra civiltà. E lì, in fondo alla caverna, una porta con una scritta misteriosa. Tutti coloro che varcheranno questa porta attraverseranno il tempo. Non lo so, ma finché non capiamo dove ci troviamo, sarà meglio tenersi alla larga da chiunque. Secondo te chi erano, Moki? Dai loro vestiti si direbbe una popolazione di mare. Come gli Ittiti? O gli Iviti, i Girgasciti, gli Amoriti, i Gebusiti, forse persino i Cananei. Oppure i Sovvertiti, i Cacciaviti, i Parassiti o i Satelliti. Sì, anche. Comunque direi che siamo almeno nel 2000 avanti Cristo e... Stanno tornando! Qui non siamo al sicuro, meglio nascondersi. Li ho visti dalla collina, capitano. Sono sicuro che c'era della gente qua giù. Spie israelite, venite fuori! Spie israelite, venite fuori! Qui c'è solo un ragazzo. Cerchiamo gli altri. Eccoli laggiù. Tu tieni quello. Spie israelite! Siete in trappola ormai. Non abbiamo altra scelta. Andiamo! Povero Moki! Potremmo salvarlo solo se restiamo liberi. Ci è mancato poco. L'importante è che non ci abbiano presi. Oh no! Porta subito il ragazzo in città. Hai trovato le altre spie? Li abbiamo inseguiti fino al fiume. Saranno annegati. Ragazzi, scusate per l'equivoco, ma anche noi israeliti dobbiamo stare attenti alle spie. Chi erano gli altri soldati? Cananei di Gerico, il che significa che presto potrete ricongiungervi col vostro amico, perché oggi stesso noi marceremo su Gerico e la conquisteremo. Ecco qua una buona notizia. Sì, anche Mosè sarebbe felice se fosse ancora vivo. Ma ora abbiamo un altro grande uomo, scelto dallo stesso Mosè. Si chiama Giosuè. Figli di Israele, per 40 anni abbiamo vagato per i deserti. Ma le nostre sofferenze sono finite, perché oggi, come nostro Signore aveva promesso, attraverseremo il fiume Giordano ed entreremo nella terra promessa. Voi, sacerdoti, uomini di Levi, ci farete strada. Prendete l'arca dell'alleanza e guidate il nostro popolo nella marcia. Eccolo lì. È lo scrigno che contiene i 10 comandamenti. Non è emozionante? Ma perché lo mandano avanti? E senza soldati? Potrebbe venirgli sottratto. Giosuè ha detto che Dio gli ha comandato così. Mm-hmm.
così carichi non penso che ce la faranno ad attraversare il fiume. Abbiamo avvistato gli israeliti sulla riva opposta. Si dirigono da questa parte. Bene, hanno scelto il momento meno opportuno. Il fiume in piena li inghiottirà. E sarà facile eliminare i pochi fortunati che non annegano nella piena. Guardate! Eccoli lì! Solo 4 uomini. E neanche dei soldati. Che cos'è quel baule? Che cosa trasportano? Avanzate senza timore, poi fermatevi quando sarete in mezzo al fiume. In mezzo al fiume? Con un carico come quello non ce la faranno mai. Il livello dell'acqua sta scendendo. Il fiume si sta ritirando. Non si sono bagnati neanche un po'. È soltanto un fenomeno momentaneo. Vedrete che l'acqua risalirà da un momento all'altro e li spazzerà via per sempre. I miei uomini sono pronti, Josué. Falli attraversare appena il letto del fiume è completamente secco. Proprio come il Mar Rosso che si aprì davanti a Mosè. Capitano, guardi, il fiume si sta asciugando. Visto? Lo sapevo che ce l'avrebbero fatta. Resisti, Moki. Resisti ancora un po' e noi arriveremo a liberarti. Giusto. Prossima fermata, Gerico. Avete sentito? Gli israeliti hanno attraversato il fiume e si dirigono da questa parte. Possono attraversare tutti i fiumi che vogliono. Non riusciranno mai a oltrepassare queste mura. Forza voi, tornate al lavoro! Questa sì che è la terra promessa, fratelli. Guardate, così verde e fertile. I nostri figli cresceranno sani e forti qui. Quanto dista Gerico? È oltre le colline, a circa 3 miglia. Per cui i vostri soldati saranno lì in un attimo. Potremo coltivare il grano e allevare il bestiame. Simeone, quando entrerete a Gerico? Ecco, ci è stato ordinato di non proseguire, questo è il fatto. Ma allora non andate a Gerico? Josué ha appena annunciato che i sacerdoti hanno bisogno di tempo per compiere i loro rituali. I rituali? Dopodiché festeggeremo l'evento e prepareremo i dolci non lievitati. Dovremo riprendere la marcia all'incirca fra 3 o 4 giorni. 3 o 4 giorni? Perché non avanzano? Hanno attraversato il fiume 3 giorni fa. Allora, capitano? Una delle nostre spie è appena tornata dal campo israelita. Sì, dimmi, da che parte stanno per attaccare? Maestà, ancora non lo sappiamo. Si sono fermati per una speciale celebrazione che loro chiamano il passaggio. E che tipo di festa è questa? Beh, ecco, mangiano dei dolci non lievitati. Ma allora che razza di guerrieri sono? Prima fanno fermare le correnti del Giordano e poi si fermano a mangiare dolci? Scusami, Simeone, potresti dirci se è arrivato l'ordine di proseguire la marcia? No, non ancora. Povero Moki, se solo potessimo fargli sapere che stiamo per arrivare. Forse può aiutarvi Gebron. Lui va spesso a spiare in città. Ormai la conosce bene. C'è un modo per fargli avere un messaggio. Come? Tramite una donna chiamata Rahab, che vive in una casa vicino alle mura. È un'amica degli israeliti. È stata lei che ha calato una fune dalla finestra per farmi scappare. Come facciamo a trovarla? Mi ha promesso che ogni sera sarà alla finestra nel caso avessi bisogno. Vi porto da lei. Quella è la sua casa. Ora vi devo lasciare. 2 danno meno nell'occhio di 3. Oh, mettiti questo, così capirà che siete dei nostri. Buona fortuna. Io sono un po' fuori allenamento. Provo ancora. Israele! Ho capito. Andrò a cercare il vostro amico per dirgli che state arrivando. Noi saremo qua giù. Facci un segno con uno specchio. Un lampo non l'hai trovato. 2 l'hai trovato, 3 sta bene. E quando attaccheranno gli israeliti? Se solo lo sapessi. Il mio esercito è pronto. Abbiamo raggiunto la terra promessa. Che cos'è?
Sei uno dei nostri soldati o sei un nemico di Israele? Nessuno dei due. Io sono il capitano degli angeli del Signore. Parla. Io sono il tuo servitore. Che cosa vuoi che faccia? Abbiamo ricevuto gli ordini. Oggi iniziamo a marciare su Gerico. Prendete l'arca dell'alleanza e fatevi precedere da 7 sacerdoti che suonano la tromba. Poi marciate attorno alla città con le guardie armate in prima fila. Io solo darò gli ordini. Durante tutta la marcia non lanciate urli di guerra, non alzate la voce, non aprite bocca. Dopo un giro attorno alla città tornerete al campo. Ho sentito bene, ha detto che dobbiamo tornare al campo. Ma come? Tutto qui? Continuate a lavorare! Nessuna traccia degli israeliti? Non ancora. Forse la vista di uno come te li terrorizza. Fai sempre questo effetto alle signore? I tuoi amici dicono di resistere. Presto verranno a salvarti. Qualcosa deve essere andato storto. Eccola, ho visto una luce. Rispondi. E ora il messaggio. Ha visto Moki. Lui sta bene. Ah, ora mi sento molto meglio. Ora finalmente arriva! I miei uomini sono pronti. Ma perché sono così silenziosi? E cosa portano su quei pali? Non lo so, maestà. È la stessa roba che portavano quando si è ritirato il fiume. Stregoneria? Magia? Qualsiasi cosa possa essere, non passerà attraverso le mura. Continuano solo a marciare, Derek. Sembra una specie di parata. Se solo fossero alla portata delle nostre spade. Maestà, guardate, stanno tornando al campo. Una ritirata? Prima ancora di attaccare? Beh, forse si sono scoraggiati di fronte alle mura. Non hanno fatto rumore, neanche un grido di guerra, niente. Hanno solo suonato quelle trombe. Una parata. Ecco cos'era. Una parata musicale. Domani Simeone ordina ai tuoi uomini di fare la stessa cosa. Stiamo combattendo una guerra, Simeone. Stiamo seminando l'incertezza. Stiamo logorando le loro menti. È così? Tu dici che stiamo logorando le loro menti. Io invece credo che ormai si stia logorando la mia. Cosa stanno facendo ora? Marciano. Marciano? Hanno fatto un giro delle mura e poi sono tornati di nuovo al campo. Maestà, le nostre spie hanno tracciato questa pianta del campo israelita. Possiamo attaccarli noi. Ma forse è proprio questo che stanno aspettando. Vogliono farci uscire dalle nostre mura. Ma forse pensano che noi non attaccheremo. Ma in quel caso forse penseranno che noi abbiamo pensato, che loro hanno pensato, che noi abbiamo pensato. Cosa vogliono da noi? Cosa? Guarda, Derek, lassù. Non è Moki quello? Guarda! Ci hanno visti! Ho un'idea! L'ho visto fare in un film western. Mi spiace, ma dovrei lasciarlo qui. A dire il vero, non ti stava neanche bene. Accidenti, è così che distribuiscono la posta qui. Che cosa c'è scritto? La musica è bella, ma quando mi liberate?
Già, vorrei saperlo anch'io. Scusate, ma il nostro amico ci ha mandato questo. E sembra esserci una piantina sul retro. Questa è la pianta del nostro campo. Sicuramente stanno per attaccarci. Sarà meglio agire per primi. E mi spiace, Josué, ma questa volta senza trombe. Dobbiamo continuare come ci è stato ordinato. Devi avere fiducia, Simeone, e usare la grande forza degli uomini che non viene dalle armi, ma dalla fede nel Signore. Ma come? Io... Sii paziente. Per le altre battaglie userai il valore e le armi, ma Gerico deve essere conquistata senza. L'attesa è finita, Simeone. Davvero non perderemo neanche un uomo? Neanche uno. Così mi è stato detto dall'angelo del Signore. Nei giorni scorsi i miei ordini erano quelli di Dio. E lui ci assisterà anche domani contro Gerico. Siamo nelle sue mani. Il suo volere sarà fatto. Hai sentito la notizia? Non è fantastico. Forse per il vostro amico non lo è tanto. Ma se la città viene conquistata? Il problema è che in una fortezza, per evitare le rivolte dei carcerati, spesso si decide di far fuori i prigionieri prima che inizi l'assedio. Bisogna agire. Dobbiamo introdurci in città e liberare Mochi. Possiamo nasconderci qui per la notte? Sarà molto rischioso. Il re è così nervoso che ha messo di guardia i suoi soldati dappertutto. Ma forse potrei nascondervi sotto il tetto. Che ne dite, ragazzi? Pensate davvero che gli israeliti domani non si limiteranno a marciare? In effetti ho l'impressione che succederà molto di più. Figli di Israele, oggi Gerico sarà finalmente nostra. Oggi faremo il giro della città 7 volte. Poi, al mio ordine, urlate! Urlate più forte che potete! Urlate gloria al Signore! Perché Egli ha detto che ci darà la città! I prigionieri! Ma non c'è Mochi! Spero che non sia... Oh, aspetta! Eccolo lì! È lui! Sempre l'ultimo quando si tratta di lavorare! Seguiamoli! Non versare tutta la calce! Quando Mochi scende da quella scala, lo afferriamo. E in fretta, perché non avremo altre occasioni. Almeno potrebbero suonare un altro motivo. Da quanti giorni continuano a ripetere questo? 20? 30? Questo è solo il 7º giorno, maestà. Mi sembra che vadano avanti da sempre. Ogni giorno lo stesso identico motivo. C'è qualcosa di diverso oggi. Perché stanno facendo un secondo giro? Non l'avevano mai fatto prima. Forse vuol dire che attaccano. Avverti gli uomini e dia ai soldati di eliminare per prima cosa quei suonatori. Ora! Ehi, torna qui! Oh. Catturate quel prigioniero israelita! Cosa è successo? Un prigioniero è fuggito.
Trovatelo, fate qualcosa! Ci sono soldati dappertutto, qui non potete nascondervi. Dove possiamo andare? Ascoltate, potete nascondervi nella grotta sotto la città dove scorre un fiume sotterraneo. Sollevate la grotta di legno all'angolo della strada. Ci sono delle scale. Andiamo! Quante volte hanno già fatto il giro? Quasi 7, maestà. Continuate a inseguirli. Nel caso riescano a passare, li farò sistemare dagli arcieri. Io torno indietro. Si sono fermati. Dì agli uomini di attaccare. Oh! Andiamo! Siamo in campo. Ti prego, non pronunciare quella parola. E ora? L'asse! Quale asse? Quella che abbiamo appena usato. Forse possiamo usarla come zattera. Quando vi do l'ordine, urlate! Urlate alla gloria del Signore! Josué! Andiamo, non credo che abbiano più bisogno di noi qui attorno. E il Signore risparmiò Raab e tutta la sua famiglia, perché aveva aiutato gli uomini che Josué li aveva mandato, e diede agli israeliti le terre che aveva destinato ai loro avi, mantenendo così la promessa fatta al popolo d'Israele.